Facciamo il giro dal Lungotevere e ritorniamo qui. Intanto benvenuta all'abitacolo a Simona Bonafè. Carissimi, buongiorno. Che è una deputata del Partito Democratico, anche candidata come capolista, esatto, alle elezioni europee nella circoscrizione centro. Esattamente. Dove siamo in questo momento? In questo momento siamo nel centro di Roma. Quindi Roma, ricordiamolo, già che ci siamo, Roma, Lazio, la Toscana, le Marche e l'Umbria. Sono un po' di preferenze, caro direttore. Perché è la prima volta che la Bonafè si confronta con le preferenze, sì. È la prima volta che la Bonafè si confronta con le preferenze. Però la Bonafè e ne servono parecchie. È una tosta, anche duretta. Infatti ho scelto di sottofondo una musica questa musica è quella di Kill Bill, film di Quentin Tarantino, dove c'è una donna tosta e qui si scopre proprio subito che la Bonafè di cinema capisce il giusto. Quindi non l'ha mai visto, però ne ho sentito parlare. È una donna vendicatrice che uccide 20 persone. Perfetto. Allora, vogliamo fare l'elenco delle cose che sono state fatte in qualche mese? Sì. Accendiamo un attimo, sennò moriamo. Ma l'ha fatta spegnere prima, adesso io lo so perché ci giro tutti i giorni nell'abitacolo. Sono una persona voluta, appunto, cioè il governo c'è da 3 mesi. Sì. E in 3 mesi io posso farle l'elenco di quello che è stato, magari non chiuso, ma intanto avviato. Allora, abbiamo approvato la riforma della legge elettorale alla Camera, ora deve passare al Senato. Stiamo lavorando sulla riforma dell'abolizione del Senato, superamento del Senato, titolo quinto. Vabbè, con qualche contraccolpo, però insomma intanto il testo è un po' più zoppicante. Vabbè, intanto il testo però è stato adottato. E il PD si è dimostrato compatto, questa è la vera notizia. PD della Commissione Affari Costituzionali. Benissimo, però il risultato intanto. Poi ci sono le barricate. No, non è vero. Sono guerrigliero PD, dicono 40, 45. Comunque, andiamo avanti perché lei mi sta deviando. Allora, quindi altra il decreto riforma. 80 euro, allora, il decreto quindi è in vigore. Il decreto 80 euro, che insomma mi sembra che lì lo vogliamo dire, perché andiamo a dare 80 euro a chi guadagna fino a 1500 euro al mese. E quindi sostanzialmente andiamo a dare una bella boccata d'ossigeno a chi fino ad oggi ha un po' subito la crisi, no? Il dato fondamentale qual è? Che non tassiamo il lavoro, ma tassiamo la rendita finanziaria. Insomma, mi sembra. Sì, mi sembra. Ci sono più coperture, c'è anche quella tassazione del capital gain. Mi sembra che un po' fa discutere. No, perché fa discutere? Perché circa un terzo di quella tassazione sui conti correnti che sono. Ma di tutti, no, ma anche di quelli che hanno. Ma non è la tassazione sui conti correnti. Interessi sui conti correnti bancari. Ma non è vero, è sulle plusvalenze, sulle rendite finanziarie. No, direttore, è diverso. Sì, gli interessi. Ma lei sa che l'inflazione è. Allora, se poi le banche. 2-3%, se poi le banche andranno. Cosa si dà la sua banca di interessi? Non lo so nemmeno. Allora io dico, le dà meno dell'1%. No, però già quella bene, è un modo per perdere il valore dei propri soldi, perché l'inflazione va verso tra il 2 e il 3 e la banca le dà di interesse sul proprio soldi. Quello che faranno le banche sui conto correnti sarà un problema delle banche, se ne assumeranno la responsabilità. Noi andiamo a tassare. Che anche quelle plusvalenze, noi andiamo di Banca a tassare poi andranno le plusvalenze, andiamo a passare però andiamo a tassare le rendite finanziarie. Sì. È una spesa pubblica improduttiva. E questa spesa pubblica improduttiva tante volte è anche frutto dell'incapacità della politica di mettersi in discussione. Cioè i tagli alle auto blu, cioè quelle è chiaro che sono misure che non andranno a risanare i conti dello Stato, però vogliono dare un messaggio molto chiaro, no? Che anche noi come classe politica ci stiamo mettendo in discussione. Se noi vogliamo riformare questo paese dobbiamo partire anche un po' dalla messa in discussione di noi stessi, perché sennò non siamo credibili. Allora tutta una serie di misure sulle quali peraltro c'è chi dice che vuol cambiare l'Italia ma non ci ha mai sostenuto, leggi il Movimento 5 Stelle, ma va bene, insomma noi andiamo avanti. Uno può cambiare l'Italia magari in un altro modo, questo è legittimo, no? Benissimo, ma cammino però, ad oggi non mi ha sembra la maggioranza, cioè l'avete voi. Che vuol dire? Approvino le riforme che stiamo portando avanti, ora abbiamo cambiato musica però qua, no. E troveremo sicuramente le risorse per renderlo strutturale questo bonus di 80 euro, che ripeto, secondo me, al netto di quello che dice Grillo, che dice Pelù, che sicuramente non hanno bisogno di 80 euro al mese, secondo me invece è una misura che vedo poco come elemosina e tanto come boccata d'ossigeno. No, secondo me è indiscutibile che gli 80 euro per chi guadagna quello fanno, direttore, questo fanno è un punto comodo. Favore. È comprensibile un po' il timore che hanno gli italiani, perché cioè più volte si sono sentiti dire, anche dal governo che c'era prima di questo, ti togliamo le tasse sulla casa e poi gli arrivano chiamati in un altro nome, eccetera. Quindi non diciamo sono prudenti, cioè il rischio è solo quello, che
gli 80 euro arrivano in tasca e uno dice sai cosa faccio? 50 li tengo da parte perché non si sa mai. Però perché questo irrigidirsi sul fatto che non possono essere eletti in mille modi? Magari mentre si vota consiglio regionale si sceglie anche il rappresentante per il Senato. Se siamo d'accordo che vogliamo superare il sistema bicamerale perfetto, è chiaro che rendendo il Senato elettivo cade tutta l'impalcatura, quindi dobbiamo deciderci. Ma certo che sì, perché come si fa a dire se sono eletti non possono votare la fiducia e la fiducia la facciamo votare solo una Camera? Era abituata, come tutti noi, a un Renzi molto decisionista, condottiero, sa che in quell'occasione è sembrato smarrito, che non sapeva cosa fare, lo si vedeva lì che parlottava con gli altri allo stadio e non sapeva se dover restare, andarsene. È stato Io penso che abbia fatto bene a restare intanto, penso che quella sia stata una brutta pagina, ma non per Renzi, insomma, sia stata una brutta pagina per lo sport, per le tante famiglie che vanno anche allo stadio a vedersi una partita in serenità, insomma. Penso che Renzi sia il capo del governo, lì la situazione, adesso cercheremo di capire effettivamente che cosa è successo. Però io credo che ci siano diversi livelli di competenze e responsabilità. In questo caso non ho visto un Presidente del Consiglio remissivo, anzi un Presidente del Consiglio che è rimasto allo stadio proprio per segnare la presenza dello Stato. Ma se capitasse, e lei dirà non capita, che Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle hanno un voto, un punto, più del PD, casca il governo. Senta, allora, cioè, intanto dobbiamo capire una cosa, che stiamo facendo delle elezioni europee e mi piacerebbe che il dibattito fosse su quale idea d'Europa abbiamo, non su casca o meno il governo Renzi. E noi siamo qui a chiederci se Grillo prende un voto in più, casca il governo o non casca il governo, quando io ancora non ho capito Grillo che idea ha di Europa, stare in Europa, uscire dall'Europa, euro sì, euro no, Eurobond, questa è l'idea di Grillo. E no, beh, c'è un'altra che idea, che io sono una velina, questa è l'altra idea di Grillo, ma va bene, insomma, al di là di quello. Per cui insomma, mi piacerebbe parlare un po' più di Europa e meno di altre questioni. Spero che vinca il Partito Democratico, che vincano i partiti socialisti europei e che finalmente si possa impostare una nuova prospettiva d'Europa, che non è solo quella dell'austerity magari, no? Che è figlia dei partiti conservatori. Non è un vecchio arnese della socialdemocrazia europea, non è proprio il simbolo del nuovo, cioè è il contrario di quello che avete fatto voi sul PD. Schulz è un personaggio strutturato, l'obiettivo è quello di far vincere il Partito Democratico in Italia e di dare un nuovo segnale in Europa, l'obiettivo è quello. Tanto valeva che voi presentaste Occhetto come segretario, più o meno, cavalcano la scena dagli stessi anni. Ora lei mi vuole provocare. Ora lei mi vuole provocare la musichina anche abbassata. Quindi... Allora, io ringrazio Simona Bonafede e faccio i migliori auguri per la sua campagna elettorale. Grazie. Ciao.